sarebbero oltre 100 missili lanciati da Stati Uniti, Francia e Regno Unito contro i reparti chimici del regime siriano, ma un numero considerevole sarebbe stato intercettato e abbattuto dai sistemi di difesa di Damasco. Il regime di Mosca sull'attacco avvenuto la notte scorsa in Siria si presenta ancora numerosi punti scuri, a partire dal fatto che questo sia stato comunicato al Cremlino. Un attacco perfettamente eseguito, scrive Donald Trump su Twitter, grazie alla Francia e alla Gran Bretagna per la loro saggezza e le capacità dei loro eserciti. Non ci poteva essere risultato migliore. La risposta statunitense, britannica e francese a queste atrocità va a integrarsi gli strumenti del nostro potere nazionale, forze armate, economia e diplomazia. Siamo pronti a portare avanti questa risposta fino a quando il regime siriano la smetterà di utilizzare agenti chimici proibiti. Questa notte abbiamo inviato anche un messaggio ai due governi che sostengono, equipaggiano e finanziano il regime di Assad. Le armi chimiche non possono essere utilizzate, questo vale non solo per la Siria ma anche per le strade britanniche, ha detto il capo del governo di Londra, Theresa May. È stato giusto e legale intraprendere azioni militari insieme ai nostri più stretti alleati per alleviare ulteriori sofferenze umanitarie, diminuendo le capacità del regime siriano di utilizzare armi chimiche e scoraggiandone l'uso. Non si tratta di interferire in una guerra civile né di rovesciare il regime. And it was not about regime change. La Russia è stata avvertita in anticipo degli attacchi militari, afferma la ministra della difesa francese, mentre il presidente Emmanuel Macron ricorda in un tweet che dopo il massacro di Douma la linea rossa è stata oltrepassata. Ordinato l'intervento delle forze armate francesi, scrive Macron, operazione appoggiata dai principali partner europei. Considerato l'uso abominevole di armi chimiche da parte di Assad, queste misure da parte di tre membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU che sono dirette specificamente contro il programma di armi chimiche del regime sono proporzionate e necessarie. Dall'Italia il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni chiede di evitare l'escalation militare. E noi credo che a un secolo dalla fine della Prima Guerra Mondiale non possiamo rassegnarci all'idea che le armi chimiche tornino ad essere utilizzate nei conflitti del nostro tempo. Si è trattata di un'operazione unica durata poco più di un'ora, nel corso della quale sono stati colpiti tre obiettivi legati alla produzione e allo stoccaggio di armi chimiche a Damasco e Homs. L'Iran, l'altro grande alleato di Assad, dice che gli Stati Uniti e i loro alleati sono responsabili per le conseguenze regionali che seguiranno all'attacco.